Collegamento serie parallelo batteria litio 18650 da 4 V 13.500 mAh. Con il tipo di collegamento in parallelo, cioè il più del primo viene collegato con il più del secondo e così via, e i negativi con i negativi, otterremo così il valore di tensione totale costante a 4 V, mentre il valore della capacità totale sarà la somma delle tre batterie, cioè 4.500 mAh. Aggiungendo più batterie collegate tra loro in parallelo, e in questo caso utilizziamo le nuove batterie, andiamo a vedere quale sarà il risultato finale dei valori. Da schema partiamo prima dalla parte superiore, dove si può notare che tutte le batterie sono sul lato positivo. Predisponiamo le lamelle per il corretto collegamento in parallelo. Ora le andiamo a sistemare sul pacco batterie e successivamente saldate. Passiamo ora al collegamento delle batterie nella parte inferiore. Qui vediamo che tutte le batterie sono poste al negativo. Sistemiamo le lamelle per il collegamento in parallelo. Successivamente le posizioniamo sul pacco batterie per poi saldarle. Per questo tipo di collegamento la tensione totale sarà sempre e solo di 4 V, mentre la capacità totale sarà la somma di tutte e 9 le batterie, cioè 1500 per 9 uguale 13.500 mAh. Con questo tipo di collegamento abbiamo ottenuto una batteria con una forza di capacità molto grande. Nel complesso abbiamo notato che in base a ciò che si vuole ottenere per richiesta dell'utilizzo, possiamo ottenere dei valori di tensione e corrente specifici collegando le batterie opportunamente in serie o in parallelo o serie parallelo.